Oggi faremo un viaggio tra i comprensori dell'Appennino Tosco-Emiliano, dalla Doganaccia alla Betone Valdiluce, fino alle polde di Rilunato. Scopriremo chi è aperto e chi sta lavorando per aprire. Per il comprensorio della Betone, quella che doveva essere la data inaugurale per l'apertura degli impianti di risalita, prevista per il 22 maggio, si è tramutata in una falsa ripartenza. Non è così per la Doganaccia, dove tutto è aperto con soddisfazione per gestori e turisti. L'abbondante coltre bianca ancora presente in quota impedisce a molte società di gestione degli impianti di aprire. In quota, in alcuni punti, lo spessore di neve raggiunge ancora i 2 metri, ma i gestori degli impianti di risalita che non hanno ancora aperto stanno lavorando per una riapertura in tutta sicurezza e con adeguati servizi per i fruitori. Alla Betone Cutigliano, la stazione sciistica del Lovovia, nel mese di luglio ospiterà 2 importanti manifestazioni. Il 4 luglio si svolgeranno i campionati italiani di mountain bike e l'11 luglio i campionati mondiali di enduro. Rolando Galli, presidente di SAF, sta lavorando affinché tutto sia perfetto per i partecipanti e i numerosi turisti che le 2 manifestazioni attireranno. Anche i rifugi soffrono della mancata riapertura, in quanto il non funzionamento degli impianti di risalita non permette ai gestori di avere un sufficiente ritorno economico rispetto alle spese. Inoltre, gli impianti di risalita sono fondamentali per gli approvvigionamenti delle scorte alimentari, per il trasporto a valle dei rifiuti e per l'entrata e uscita del personale. Patrizio Danti, gestore del rifugio Le Terrazze, Val di Luce, non vede l'ora di riaprire. I danni subiti dalle mancate aperture, dice Patrizio, non saranno mai adeguatamente ristorati. Il miglior ristoro che mi aspetto è quello che ci permettano di lavorare garantendo una riapertura che sia definitiva, sia per l'imminente stagione estiva che in avvenire. Solo così la piccola economia locale si era portata a quella nazionale che influenza la sorte dei nostri paesi di montagna potrà contribuire alla tanto attesa ripartenza che stiamo attendendo da 2 anni anche da un punto di vista sociale. Per Ronny Ciccarelli di Doganaccia 2000 la riapertura è avvenuta. Da noi tutto è aperto, siamo contenti e nonostante il meteo non ci sia di aiuto, un po' di gente c'è, qualche turista con le bici lo abbiamo, il noleggio sta lavorando e la risposta da parte della nostra clientela ci sta dando soddisfazione. Qui siamo nel versante emiliano, alle polde di Rilunato, nel comprensorio del Cimone, dove gli impianti di risalita sono al momento chiusi, ma i rifugi sono funzionanti, sono aperti e per i gestori si dà inizio alla stagione estiva e che sia di buon auspicio. Siamo alle polde di Rilunato in compagnia di Ermanno, il gestore di questo meraviglioso lago, non solo perché poi tu gestisci anche la Tana del Lupo, giusto, e il camping. Diciamo che io sono in pensione, lo gestiscono i miei figli, ma comunque hai detto una cosa bella, io faccio il cuoco e si vede, guardate, qui si mangia bene sia qui che la Tana del Lupo. Io consiglierei un po' di più il lago, perché sia la servitù che i cuochi sono un po' più carini, un po' più gentili, però si mangia bene anche la Tana del Lupo, dai. La stagione estiva è ufficialmente iniziata, come pensi che prosegua? Ma fino adesso il tempo è stato un po' come è stato, le limitazioni, ci sono state tante cose, si può fare solo servizio esterno, noi abbiamo un bel posto qui, però anche oggi vedi sono 10 gradi, c'è il vento, qualche cliente, qualche appassionato vengono lo stesso, però bisogna che si metta a posto il tempo, venga caldo, io prendo una buona stagione estiva. Il 22 di maggio era la data inaugurale per la messa in funzione degli impianti di risalita, ovviamente per il periodo estivo, vedo che qui ancora, come in altre località come la Betone, sono ancora fermi. È prevista l'apertura e se sì quando? Sì, allora sugli impianti io preferivo fare un no comment, perché il nostro governo veramente ha detto apriamo gli impianti di risalita il 22 maggio, quando si sa benissimo che la neve è andata via. L'apertura estiva penso che stiano facendo un po' di lavori, stanno facendo nuove pedane, nuove cose, io direi che è prevista la terza domenica di giugno. A livello di prenotazioni stai già registrando qualche richiesta? Dunque i camper, i camperisti, chi direi gente che vuole venire a mangiare al lago, i pescatori, molti. Adesso gente che vuole ancora fare i prenotamenti, non molti, però secondo me è tutto frutto di limitazioni che ancora non si capisce bene quello che si può fare. Io penso che l'estate sarà una buona estate. Sono fiducioso. Comunque qui è tutto pronto per l'accoglienza, Ermanno è pronto, il luogo è meraviglioso e quindi... Eravamo pronti un mese fa.
No, a parte che siamo pronti, dai, direi che sono contento, speriamo che il tempo vada, dai. Bene, e soprattutto speriamo che questa apertura sia definitiva. D'ora innanzi. Ci crediamo poco, perché molto probabilmente quando saremo a ottobre, io sono di quelli un po' pessimisti, quando saremo a ottobre il Covid ritornerà, però bisogna stare attenti. Io penso che si sia fatto anche un terrorismo sui ristoranti, su quelle cose un po' di più, tante cose fatte male, ma forse era la situazione un po' così. Scopriamo ora i segreti dell'arte culinaria del re delle polle, Ermanno Gianni. D'accordo. Allora, il gnocco fritto l'ho tenuto sul palmo della mano per un motivo. Primo per la comodità, poi perché stando a contatto con la mano non prende freddo e lievita sempre nello stesso modo. Poi lo riprendi senza bisogno che lui prenda aria. Bisogna che uno gli stia dietro, che lo accompagni, sai, il gnocco va sempre accompagnato. Questo qui è gli affettati che diamo insieme, anche questi prodotti locali, fatti a capovolo dalla SAP, sono bravi, tutti artigiani. Noi il gnocco lo friggiamo a olio perché non si può più friggere lo strutto, perché sennò sarebbe troppo bello, ma adesso è diventato un mondo che guai. L'unica cosa è chiaro che ogni 7, 8, 10 fritture bisogna che lo cambi, perché il gnocco deve stare sempre pulito, capito? Ti faccio notare questo, quello appena fatto, vedi che non è assolutamente unto, guarda. Ermanno, grazie e siamo pronti. Prego. Tutti al lavoro. Tutti alla tana del lupo. Esatto, grazie. E al lago le polle.